In questo video andiamo a vedere come creare la copertina per il nostro paperback. Prima di tutto, andiamo sul sito dove poter scaricare il template in base alle dimensioni che abbiamo deciso di impostare il nostro paperback. Quindi andiamo su Paperback Cover Template, questo è l'indirizzo. Quindi ci ritroviamo su questa pagina. Noi facciamo l'esempio del 6x9, visto che fino ad ora abbiamo comunque fatto gli altri video relativi sempre a un 6x9, quindi anche per questo test andremo a usare la stessa dimensione. Quindi da qui andrai a selezionare la dimensione del tuo paperback. Quindi per questo test scegliamo 6x9. Qui andrai a inserire il numero di pagine relative al tuo libro. Dopodiché andrai a fare download e salverai il file. Noi già questa operazione l'abbiamo fatta, quindi abbiamo già aperto e importato il file su Photoshop, quindi ti ritroverai poi ad avere su Photoshop questo file. Una volta su Photoshop abbiamo cosa da fare, andiamo a sbloccare lo sfondo, quindi doppio clic e gli diamo un nome, quindi sfondo o un nome a tuo piacere. Per sbloccarlo e iniziamo a mettere le guide sul bordo. Ok, così. Questa ci serviranno perché sono fondamentali. Noi le utilizziamo sempre perché ci daranno sempre la linea di confine dove possiamo arrivare con le nostre immagini. Fatto questo, zoomiamo. Se hai Mac con Command più e andiamo a mettere le linee guida anche sul tracciato, sulle lineette tracciate, perché questo è il margine massimo che abbiamo dove possiamo inserire qualsiasi cosa, dal testo alle immagini. Quindi al di fuori di questa linea praticamente Amazon rifiuterà la tua copertina. Per cui cerca di stare sempre all'interno di queste linee guide. Ok, quindi andiamo a metterci su ogni tracciato le linee guide. Stiamo zoomando perché per avere proprio il centro tu naturalmente sarai libero di orientarti come meglio credi. Ok, mi sembra che le abbiamo messe un po' dappertutto. Ok, una volta fatto questo, andiamo a incorporare l'immagine del Kindle, quindi la copertina del Kindle che in precedenza abbiamo fatto in 6x9. Se ti sei perso la lezione su come si crea la copertina, la cover del Kindle, ti consigliamo di andarla a vedere in modo tale da capire, il fine di quest'altro video. Per cui noi ora andiamo a importare il JPEG della copertina della cover, del Kindle che abbiamo realizzato in precedenza, nei video precedenti. Quindi file, inserisci incorporato. Eccolo qua. Perfetto, andiamo a importarcela. Una volta importata andiamo a confermarla e ci assicuriamo che venga messa nella parte destra, perché dobbiamo considerare che la parte destra è il front cover, la parte sinistra è il back cover, mentre quella centrale è la spina. Ok? Quindi assicuriamoci di mettere centrato tutto dentro la guida, vedi? Ok. Dopodiché qui abbiamo due soluzioni. La prima, se non abbiamo ad esempio questo footer, questa banda rossa, quindi se fosse tutto bianco, la prima soluzione sarebbe quella là di andare a fare un nuovo livello, quindi creare un nuovo livello, dargli un colore bianco.
fondo e andare a dargli il bianco di fondo. Quindi, come abbiamo spiegato prima, se non avessimo questa banda potremmo pensare di dare un fondo bianco in modo tale che tutto fosse bianco senza avere problemi nei bordi. Ma siccome questo non è, dobbiamo andare a ridimensionare l'immagine di copertina. Quindi selezioniamo mostra, controllo trasformazione, tenendo cliccato sull'immagine, portiamocela a bordo proprio sopra e andiamo a ingrandire in modo da stare dentro i limiti che ci eravamo già condizionati all'inizio. Dopodiché facciamo conferma. Verifichiamo, zoomiamo e verifichiamo che tutto sia dentro i margini che ci siamo prestabiliti. Qua siamo un po' fuori, quindi selezioniamo l'immagine e con le frecce della tastiera sarà sufficiente mandarla un po' giù. Possiamo anche eliminare in questo momento le linee guide per renderci conto meglio degli spazi liberi facendo command H, e quindi andiamo a occupare tutta la parte inferiore. Vedi che possiamo riattivare. E qui notiamo che abbiamo ancora un bordino dove non è presente l'immagine, però attivando lo sfondo bianco che in precedenza abbiamo inserito, abbiamo risolto il problema. Ok, quindi lo sfondo in ogni caso lascialo sempre, dopodiché andrai a ingrandire l'immagine in base alle esigenze delle linee guida che abbiamo messo in precedenza. Una cosa che ti raccomandiamo è quella di assicurarti che l'immagine sia al centro di queste due linee guide. Ok, quindi in questo caso siamo leggermente fuori centro, quindi la cosa da fare è stare sull'immagine e andare a portare in maniera visiva, quindi l'occhio è quello che non inganna mai, tutta la copertina al centro delle due linee guide. Ok, per risolvere la mancanza del bordo, quindi qui andiamo a vedere che nel momento in cui siamo andati a centrare l'immagine con le due linee guide, giustamente ci viene a mancare una parte del bordo rosso, quindi del footer rosso. Quindi una delle soluzioni che si può applicare è questa. Stiamo sul livello dell'immagine, rasterizziamo il livello, quindi col tasto destro andiamo su rasterizza livello, dopodiché selezioniamo con lo strumento seleziona una parte del bordo rosso che ci interessa, facciamo modifica, scala in base al contenuto. Dopodiché teniamo premuto il tasto freccia shift su Mac e allunghiamo fino a portare la parte interessata a fine bordo. Dopodiché molliamo e diamo conferma. Per togliere la selezione basterà andare su Seleziona, Deseleziona e avremo il bordo fino a fine libro. Da quest'altro lato, una cosa da fare assolutamente è togliere questa banda rossa, perché in teoria questa qui è la parte della spina, dove andremo a inserire poi il titolo e il nome dell'autore, del pen name, quindi. Quindi andiamo a selezionare fino
alla linea guida, raccomandandoci di essere, che sia selezionata l'immagine, e col tasto cancella della tastiera andiamo a cancellare. Quindi il risultato è questo qua. Quindi abbiamo già la front cover pronta. Una cosa da fare sicuramente è quella di andare a inserire il testo anche nel back cover, nella back cover. Quindi andiamo sul pulsante testo e inseriamo il titolo. Oh, get your ex back. Gli diamo un font che sia quantomeno simile a quello che abbiamo utilizzato, o lo stesso. Nel nostro caso andiamo a prendere lo stesso che abbiamo usato nel front cover. Ok. Una cosa importante da fare è cercare di avere il centro tra le due linee guida, perché a noi interessa stare al centro di queste due linee guida. Quindi una cosa che faremo solo per tirarci una linea centrale è quella di crearci un rettangolo con la forma rettangolo. Quindi andiamo a tirare un rettangolo da linea guida a linea guida. Ci servirà soltanto per creare una forma, diamogli un colore così ipotetico. Servirà solo per creare una forma in modo tale da poter tirarci il centro. Dopodiché diamo la griglia con mostra controlli di trasformazione e mettiamo la linea guida al centro. Dopodiché possiamo andare anche a cancellare la forma del rettangolo. Ora abbiamo il centro tra le due linee guida. Fatto questo, diamo il colore al nostro titolo, uguale magari a quello della front cover. Centriamoci il titolo, cercando di stare più o meno alla stessa altezza del titolo della front cover. Dopodiché possiamo inserire il testo, che in teoria si usa a mettere una parte della descrizione oppure una parte introduttiva del tuo libro. Hai mille scelte qui da fare, un'immagine. Nell'eventualità tu voglia inserire la descrizione o parte della descrizione del tuo libro o dell'introduzione del tuo libro, basterà cliccare su testo, creare una forma rettangolare al fine di creare le dimensioni più o meno di quello che sarà poi il testo che andrai a scrivere, e dentro potrai inserire il tuo testo a piacimento. Ora noi scriviamo un testo ipotetico, casuale, tanto per copiare e incolliamo. Questo qua poi gli daremo naturalmente una dimensione oggettivamente più idonea. Potrai scegliere sempre il tipo di font che desideri. Questo esempio lasciamo, esempio lato regolare. Potrei cambiare le dimensioni in base alla lunghezza del tuo testo e potrei cambiare il colore. In questo caso noi mettiamo nero. Un'altra cosa importante che da fare è quello di ricordarci che qui verrà il codice a barre, quindi dobbiamo tenerci molto al di fuori di questo limite. Ok, quindi tiriamo una linea. Quindi ricordati che il testo deve stare molto al di sopra di questa linea guida dove andrà inserito poi il codice a barre. Quindi in questo caso magari noi ora andiamo a togliere una parte di testo
Poi tu ti regolerai di conseguenza in base a quello che è il tuo testo. Lo possiamo pure centrare meglio. Sempre a mettere la griglia. Centrare. Ok. Ultima cosa da fare è quello di inserire il nostro titolo e il pen name nella spina. Quindi andiamo a duplicarci il titolo che abbiamo appena inserito nella backcover, quindi duplichiamo, quindi andiamo su con il tasto destro, pubblico livello, ok. Lo portiamo qui, mettiamo la griglia, col tasto shift premuto andiamo sull'angolo in modo tale che appaia questa semicurva. E gli diamo l'inclinazione verticale. Dopodiché facciamo conferma, ce la spostiamo dentro la spina e andiamo a ridurre dopodiché andiamo a rimpicciolire dando una dimensione del font che ci permetta di stare all'interno delle due linee guida. Centriamo. Stessa cosa facciamo per il pen name, quindi possiamo andare a duplicare sempre la stessa scritta, duplica livello, ok, zoomiamo sempre, ce lo spostiamo nella parte inferiore e andiamo a cambiare con strumento testo la scritta, quindi al posto del titolo ci sarà il tuo pen name. Facciamo conferma e ce lo spostiamo al centro, nella parte inferiore. Ok, questo è il risultato. Poi naturalmente tu potrai andare a cambiare tutti i colori in base alle tue esigenze. Qui ad esempio possiamo andare a cambiare il colore del titolo nella spina, mettendogli il nero, stessa cosa anche per il pen name. Quindi in base alla tua nicchia, in base a quello che tratterai il tuo libro, deciderai i colori più idonei al fine di rendere tutto armonioso. E una volta fatto questo, vabbè, oltre che dovrai, cosa importantissima, salvare questo file. Quindi, test, lo dovrai salvare come Photoshop, perché comunque dovrai sempre conservare i tuoi progetti originali perché ti serviranno per creare altre copertine, soprattutto se sono nella stessa nicchia, ma soprattutto per modificare qualsiasi tipo di errore che riscontrerai magari durante la pubblicazione. Quindi prima cosa da fare è salvare come Photoshop. Dopodiché andremo a salvarlo come PDF, perché ricordati che Amazon per la versione paperback desidera
che la copertina venga inserita come formato PDF. Quindi andiamo a fare salva. Ok. Mantieni la possibilità di modifica con Photoshop, questa la puoi pure togliere, perché noi abbiamo il file originale e facciamo salva. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.